Bentrovati e benvenuti presso la cucina del Grand Hotel Majestic di Pallanza. Io sono Danilo Bortolin, lo chef del ristorante La Beola, appunto del Grand Hotel. Volevo presentarvi questa ricetta a base di pesce di lago. Sono dei ravioli ripieni di pesce persico e serviti con una crema di zafferano e piselli. Ovviamente sale, olio, pepe, degli arachidi, dei piselli freschi sbollentati e sgusciati, una crema allo zafferano, una crema di piselli freschi, dei fiori commestibili e il caviale di persico. Procediamo adesso con la realizzazione del ripieno dei nostri ravioli. Quindi prendiamo un po' di burro in un tegame caldo, lo facciamo sciogliere e andiamo ad aggiungere dello scalogno tritato. Facciamo soffriggere il nostro scalogno. Ok, una volta che è soffritto il nostro scalogno andiamo ad aggiungere un po' di farina. Andiamo a scioglierla bene all'interno del burro. E bagniamo con il brodo di pesce. Abbiamo aggiunto questo brodo di pesce di lago che appunto viene ottenuto dalle lische del pesce e fatte bollire con dei profumi di modo da estrarre il sapore, e così che avremo un ripieno un po' più deciso, dal gusto un po' più deciso, siccome che il pesce di lago, non avendo lo stesso gusto del pesce di mare, ha bisogno di essere aiutato nel gusto con degli aromi e delle riduzioni. Una volta che la nostra base ha iniziato a rapprendere, andiamo ad unire il pesce tagliato a dadini. Regoliamo di pepe e andiamo ad unire le nostre erbe. Facciamo cuocere pochi istanti perché il pesce deve mantenere la sua consistenza. Il nostro ripieno è pronto, lo togliamo dal fuoco e lo lasciamo raffreddare. A questo punto ho trasferito il mio ripieno freddo all'interno di una sacca da pasticceria e ho tirato la mia sfoglia di pasta fresca ad un spessore molto molto fine. Facciamo un raviolo rotondo. Vado a mettere su una metà una piccola massa di ripieno. Do una leggera spennellata di acqua alla pasta per aiutarmi ad appiccicarla tra i due fogli e chiudo. In questa fase è molto importante cercare di fare fuoriuscire tutta l'aria che si forma tra pasta e ripieno. Questa operazione richiede un po' di tempo, ma è essenziale per la buona uscita del nostro raviolo. Con una coppa pasta leggermente più grosso vado a tagliare i nostri ravioli. Scelgo un coppa pasta piuttosto piccolo, di modo da lasciare poca pasta sul bordo del raviolo e quindi valorizzare il nostro ripieno di pesce, che è poi l'ingrediente principale. Adesso procedo con la cottura dei nostri ravioli, acqua bollente salata, e faccio cuocere i ravioli per pochi minuti. Nel frattempo che i nostri ravioli cuociono, ho messo un filo di olio extravergine d'oliva dove vado a ripassare i nostri piselli freschi e degli arachidi leggermente tostati e sminuzzati. Bagno con un goccio di acqua di cottura e in questa base vado a scolare i nostri ravioli.
Procediamo con l'impiattamento. Vado a mettere all'interno del nostro piatto fondo un goccio di salsa allo zafferano. Un pochettino di crema di piselli freschi. Vado a sistemare i miei ravioli. Con tutte le loro guarnizioni. E finisco il piatto con il caviale di persico. E vado a finire il piatto con qualche fiore commestibile. Chiudiamo il piatto con un goccio di olio extravergine di oliva. E voilà, il piatto è pronto. Lo potete trovare nel menù di primavera del Grand Hotel Majestic di Pallanza.